con un nuovo video, questo è un video tag e in questo caso parliamo di cinema. Normalmente faccio sempre video tag inerenti al make up, sapete che un'altra mia passione, grandissima passione, è anche il cinema. Sono 37 domande, sono davvero tante e quindi magari qualcuna la tiro via, qualcuna la tolgo se magari non so rispondere oppure se mi sembra inutile, cioè io magari mi concentro di più sui film, magari per farvi scoprire nuovi film a voi e farvi capire un po' quali tipi di film possono piacere a me. Allora, numero 1, qual è l'ultimo film che hai visto? Animali fantastici e dove trovarli? Mi è piaciuto abbastanza, poi io amo Eddie Redmayne, io lo amo letteralmente, è uno dei miei attori preferiti. Quindi con questo è già promosso il film. No vabbè, non esageriamo, però è stato un bel film, mi è piaciuto. Perché l'hai scelto? Perché c'era Eddie Redmayne e non perché era un seguito di Harry Potter, che alla fin fine non c'è molto di inerenti tra Harry Potter e Animali Fantastici, però comunque è stato un bel film. Ti piace farti consigliare film dagli amici? Sì, sono sempre ben accetti i consigli, io guardo miliardi di film, quindi diciamo che li finisco sempre in fretta quelli che scelgo io, quindi se magari c'è qualche mia amica che mi dice secondo me questo film è bello, me lo segno e poi me lo guardo. Due film preferiti in assoluto, quello classico e quello contemporaneo. In che senso classico e contemporaneo? Classico io posso intendere tipo Titanic, non lo so, il film preferito in assoluto, vabbè, uno in assoluto è Titanic e consideriamolo come classico. E quello contemporaneo, quindi uno degli ultimi tempi, non ne ho perché io ho pochi film preferiti, e però posso, cioè proprio preferiti, però posso dire magari quello che mi è piaciuto di più in questo periodo. Diciamo che Padri e figlie, l'ho visto di recente, mi sembra che sia del 2010, quindi possiamo considerarlo come contemporaneo. Due film più brutti mai visti? Allora, uno recente è In nome di mia figlia, che è davvero un film francese davvero brutto, tratto da una storia vera, ma è davvero brutto, ma non è piaciuto per niente. Un altro film che non mi è piaciuto è The Mothman Prophecy. Vabbè, è un film abbastanza vecchio che non mi è piaciuto. 7, quello che rivedresti o hai rivisto più spesso? Titanic, quindi uno dei miei preferiti. Titanic, Romeo e Giulietta, quello sempre con Leonardo DiCaprio, The Island, e The Wolf of Wall Street. Vabbè, abbiamo capito. Quelli di Leonardo DiCaprio, no vabbè. No. Il film che non hai compreso? Nessuno, io sono una che tipo quando guarda un film cerca di andare anche a vedere il pelo nell'uovo per cercare di capire il senso del film, magari non ha neanche il senso ma lo trovo in quel... Beh, quello che hai lasciato metà senza rimpianti, Ave Cesare. Ok, allora so che tante persone piace, mi piacciono i fratelli, non mi ricordo come si chiamano. Ave Cesare l'ho visto, l'ho scaricato, me lo sono guardato ed è davvero brutto. A me ha annoiato tantissimo, cioè non trovavo un filo logico per una storia con un certo... con un finale, nel senso l'ho visto quasi tutto, sono arrivata, cioè davvero stavo morendo perché dicevo non ne posso più, sono arrivata tipo a un'ora e qualcosa e poi ho detto basta. Ho chiuso e ho cancellato il file perché davvero non mi piaceva per niente, quindi mi dispiace per chi piace quel genere, ma a me no. Quello col miglior finale è Shutter Island. Allora, io Shutter Island o anche Inception, però Shutter Island, The Illusionist, quei film dove non ti aspetti mai il finale, dove tu stai tutto il tempo a riflettere al film e cosa può portare questa cosa, quell'altra cosa, e poi finisce in tutt'altro modo e dici ma allora io non ho capito niente. Ecco, quei film a me piacciono tantissimo. Quello più divertente? Boh, credo che vado proprio sul banale, quelli degli scary movie. A me, cioè, ho rivisto due scary movie, l'uno e il tre, poco tempo fa, e perché erano in TV mi sono spisciata dalle risate, quindi credo che posso considerare quelli più divertenti, però ne ho visti sicuramente di più divertenti. Quello più triste, Million Dollar Baby. Dollar Baby l'ho visto di recente, non l'avevo mai visto, ed è davvero molto, molto triste, molto significativo. È diventato praticamente uno dei miei film, non dei miei preferiti, perché i miei preferiti sono proprio pochi, però dei migliori che io abbia mai visto, sicuramente. Io ve lo straconsiglio, perché è
è famoso, è molto famoso, però alla fine nessuno ne parla bene realmente di che cosa parla il film e che cosa ti provoca. Voi vedete quel film e io in alcuni momenti ho pianto, e io se piango per un film è davvero raro, perché comunque ne vedo talmente tanti, è difficile che trovo qualcosa che mi commuova. Ad esempio, ci sono state tante persone che io prima di te hanno pianto e dicevano è bellissimo, è stupendo, io ho visto miliardi di film d'amore e ce ne sono di molto più toccanti e bello come film, però comunque non è il migliore. E quindi Million Dollar Baby credo che sia uno di questi. Quello più originale, vado su un film molto strong, è uno dei film più strong che abbia mai visto, ed è Le 120 giornate di Salò, che non so, non ricordo bene tutto il titolo, è lungo, comunque mi sembra che sia l'ultimo film che ha fatto Pasolini. Quello è, diciamo, molto originale, molto, troppo originale sinceramente, ed è anche un bel po' inquietante. Però fa anche un po' schifo, non il film, ma proprio quello che è inerente al film. Non dico altro, se l'avete visto sapete benissimo di cosa sto parlando. Non è un film comunque per tutti, secondo me. Io ve lo dico. 14, quello che più ti estranea dalla realtà, Shutter Island. Tre attori e tre attrici che ti piacciono, e secchili troppo. Allora, le metto insieme. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Eddie Vermeyen. Ah, Eddie. Ok. Tre film che non avresti voluto vedere. I film tipo spazzatura, diciamo, quelli molto easy, tipo Mayal College. Tre attori e tre attrici che non ti piacciono. Allora, Emma Watson, ma non piace per niente in nessun film, tranne in Harry Potter. In Harry Potter era abbastanza decente, ma non mai piaciuta, un film che hai visto perché ti piaceva il trailer, devo ancora vederlo, perché deve ancora uscire nel 2017 con James McAvoy, che tra l'altro è uno dei miei attori preferiti anche lui, ed è Split, dove lui è completamente pedato e ha tipo 25 personalità. Secondo me quel film sarà bellissimo. Commedie romantiche o horror, questa è una gran battaglia perché amo tantissimo gli horror, come amo tantissimo le commedie romantiche, o comunque i film romantici, quindi non lo so. Tutte e due. Drammatici o comici? Drammatici, a me piacciono molto di più perché hanno un certo tipo di significato, quindi preferisco i drammatici, hanno uno scopo più profondo sotto che invece quelli comici. Italiani o stranieri? Stranieri, sì, i film italiani sono pochi, sono belli secondo me. Il film più bello tratto da un libro, parliamo di una saga, facciamo Hunger Games. Ah, se no c'è anche quello di io come scrittore, mi piace tanto Nicolò Maniti, e aveva fatto il film Io non ho paura, tratto dal libro, e io avevo letto sia il libro sia visto il film e sono molto belli tutti e due. Un film che hai visto pensando non ti piacesse e invece ti è piaciuto? Padri e figlie. Quello, se no fatemi pensare. Anche The Social Network, io non sapevo minimamente che cosa fosse, cioè sapevo di che cosa parlava, ma non sapevo bene il clou della storia, e quando ho finito di vederlo sono stata molto felice di averlo visto, perché proprio la nascita di Facebook, di tutto quello che ha fatto Mark Zuckerberg e tutto quanto, quindi mi è piaciuto davvero tanto. Il genere che proprio non ti piace è quelli d'azione, quelli dove ci sono i poliziotti che cercano qualcosa o qualcuno inizia a mettere dentro pistole eccetera eccetera, non mi piacciono per niente. Un film con cui hai pianto è Room. E perché è una storia talmente potente, solida, importante, che praticamente nessuno ha mai parlato di queste cose, che io anche solamente adesso a ripensarci mi viene un magone, perché ci sono alcune scene davvero molto molto importanti, molto toccanti, che è qualcosa di che ti fa davvero venire i brividi. Quindi io Room, e anche quello lì è diventato uno dei miei film top, perché è davvero bellissimo secondo me. E il tuo regista preferito, uno italiano e uno straniero? Uno
straniero, Martin Scorsese. Bene ragazze, questo è il video tag finito, magari vi farò qualche altro video inerente al cinema, parliamo di film, vi dico un po' quelli che ho visto, quelli che non ho visto e cosa ne penso, tipo quando vedo che ne ho tanti, farvi un video dove vi dico quelli che secondo me sono, ne valgono la pena, quelli che invece sono davvero brutti, eccetera eccetera. Se può piacervi questa idea, scrivetemi sotto nei commenti o mettetemi un like, così capisco. Spero che il video vi possa essere stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!